Vediamo un attimino se mi sentite, mi vedete. Ok, grande Simona, sei la prima. Ciao carissima. Ciao Salvatore. Bacione. Ok, pare che funzioni tutto bene. Daniela, ciao carissima. Anna, ciao cara. Fantastico, bene. Siamo partiti bene subito al primo colpo. Gabriella, benvenuta. Ok, Angela. Ciao carissima Daniela. Sabrina, Salvatore. Ci sei sempre Salvatore, eh? Eh sì, ci sono dei grandissimi metafonisti in ascolto. Questo è sempre un motivo per me di sostegno, d'aiuto morale e anche di onore, perché veramente fanno un ottimo lavoro, io lo so. Marina, benvenuta. Vanessa, Rossana cara, Angela, stiamo arrivando tutti. Bene, diamo un po' il tempo, Roberta. Pia, benvenuta. Qualcuno lo conosco, qualcuno no. Sono nuovi. Ciao Alberto. Benissimo. Oh, è una bella serata, bella. Speriamo che sia anche fortunata, che non ci siano interruzioni. Incrociamo le dita, dice Anna, incrociamo le dita, perché veramente. Ciao Ludovica Bella, perché veramente vivo, vivo, cioè faccio queste dirette con uno sguardo al telefonino col terrore che si blocchi. Pina, carissima, Roberta, Enrico, ciao caro, grazie di tutto, anche del video che hai fatto, bellissimo, grazie mille Enrico. Dalise, fantastico, buonasera a tutti. Bene, bene, stiamo proprio arrivando tutti. Ciao carissima Giovanna, Anna. Eh sì, ma ho sempre paura per queste interruzioni. Voi lo sapete che per me vale sempre la regola, no? Cerco sempre comunque di finire la diretta e insisto finché è possibile per poterla chiudere come si deve. Poi la puntata intera viene in un secondo tempo, perché purtroppo dopo tre quarti d'ora comincia a diventare instabile. È così. Anita, carissima, Livia, Angela, cara, Ludovica, sempre un piacere vederti. Sembra impossibile, ma alla fine diciamo vederci qua, in questa storiella della pandemia è andata così. Giovanna, cara, grazie, grazie. Il pensiero che hai messo stasera, ho sempre la responsabilità quando faccio questa cosa. Perché poi chiedo a tutti cosa faccio, parliamo un pochettino e tutti no, no, Hilde, fai contatti, fai contatti. È che lo so che è questo, no? Lo so, è comprensibile. Ciao Laura, Laura è la mia bravissima amica. Eh sì, Anita, è sempre fantastica. No, mica tanto, va, tanto perdi i colpi. Ah, volevo dirvi una cosa fantastica, una cosa ve la devo dire. Ah, c'è anche la mia moderatrice di fiducia, il mio angelo custode, la Maria Grazia Linda Schettini. Lei è il mio angioletto, perché quando sono anche sull'altro canale mio, lei mi fa da angelo custode. Qui è un pochino più protetto, diciamo, perché non è aperto, quindi. Cristina, benvenuta. Giuseppina. Lilli, spero qualche messaggio dal mio papà. Lilli, io lascio aperto a tutti, democraticamente, non faccio, ma non, loro lo sanno, loro intendo chiaro loro, sanno che quando c'è queste dirette che io dico è aperto a tutti, è veramente aperto a tutti. Io ho carissime amiche magari che sono in ascolto, o anche delle cugine, quindi voglio dire, capite, però veramente non riesco a intervenire in nessun modo, perché nel momento in cui io do un, come posso dirvi? Do un indirizzo al mio fare, al fare metafonia, e veramente rispondono nell'indirizzo che io gli do. Se dico lascio aperto a tutti, veramente non posso intervenire, quindi davvero non è una mia scelta. Chiaro che quando la faccio a livello personale, che è una persona davanti, lì non si scappa, capito? È molto più semplice. Qui è aperto veramente. Infatti ho avuto dei riscontri bellissimi sull'altra che ho fatto in diretta l'altra volta. È stato proprio bello, anche una cosa che mi sembrava davvero strana quando l'ho ricevuta, devo dirvi la verità, è che a un certo punto dei messaggi si è sentito
un Giulio Bisonte, che io quando l'ho sentito ho detto, a me sembra proprio così, lo dico, ma mi sembrava una cosa senza, apparentemente senza senso. Però il senso come sempre c'è, io ormai ho imparato che anche le cose più strane bisogna sempre dirle perché poi effettivamente c'è sempre qualcuno che deve riceverlo. E infatti ho saputo dalla cara Anita, posso dirlo, che Giulio era un suo caro amico, che era il cuoco di un'associazione che lei frequentava e frequenta, e praticamente era un uomo di una stazza bella, che è alto, grande, grosso, perché c'era il cuoco, ed era soprannominato da tutti affettuosamente Bisonte. Quindi ecco, questo a dimostrarvi che anche le cose più strane, quando io dico c'è sempre qualcuno che deve ricevere il messaggio, è proprio così, c'è sempre qualcuno che deve ricevere il messaggio, ed è così, veramente. Poi ho avuto degli altri riscontri, me ne hanno mandati messaggi privati, a chi si è acceso il computer di colpo è arrivato, mentre stavo facendo la diretta gli è arrivato il messaggio esattamente quello che aspettava. Quindi succedono delle cose veramente straordinarie. Ecco, volevo dirlo a conforto. Ecco, io dico sempre, a me mi fa piacere anche se non lo date privatamente, va bene, se posso dico il nome, se non volete non lo dico, però è importante che le persone sappiano che questa cosa è possibile, veramente possibile. Quindi, Tiziana, io state arrivando in tantissimi. Io qualcuno riesco a salutarlo perché scorrono talmente velocemente che non riesco a vedervi e salutarvi tutti. Se mi sono persa, che basta che metto una Marinella, Marisa, carissima, Ginetta, benvenuta. Qui c'è Enrico che ti protegge, ci protegge, ok, Maria Grazia. Fantastico. Roberta, cara. Certo, Roberta, certo. Dico, qualcuno conosco ovviamente, è una responsabilità sempre per me essere qua, lo sapete che lo vivo proprio così. Giovanna dice nulla e nessuno arriva per caso, ed è vero, è vero. Più vado avanti in questo percorso, più mi rendo conto che non, la casualità proprio non esiste, assolutamente. Quindi, Patrizia, ciao tesoro. Quindi ecco, volevo dirvi, non pensate che faccio nessun tipo di, ecco, di preferenza, proprio lascio col cuore aperto, chiaro, Roberto, caro, ciao, non è possibile ovviamente accontentare tutti perché è questione di tempo e di spazio, perché poi fondamentalmente è così, però almeno qualcuno sempre, insomma, riesce ad avere un messaggio, quindi va bene, dai, va bene così. Cerchiamo di gioire tutti, contribuire tutti, perché più noi siamo uniti in questo, lo dico sempre, in questo abbraccio, più energia creiamo e più forza diamo a tutto, no? Quindi tutto diventa più semplice. Palmera mi chiede: ma esiste il di un'altra vita? Esiste sì, dovresti guardarti un po' tutte le dirette che ho fatto, ho raccontato più di una volta e non posso ripeterle tutte le volte, tutte le esperienze che mi hanno confermato dalla NDA in avanti l'esistenza della vita oltre la vita, io ne sono assolutamente sicura e spero che un giorno sarà una cosa, posso dire, anche scientificamente provata. Adesso con la scienza, la quantistica stanno già superando certi limiti, quindi sono convintissima che verrà spiegato questa cosa, che tutto è possibile. Perché se no non si spiegherebbe diversamente. Quindi, salve a te, dice Anna, complimenti, fa piacere un messaggio al mio caro marito. Speriamo, speriamo, speriamo. Io lascio aperto a tutti, chi può venire viene, magari diciamo dai voce solo una parte di quelli che vengono, che magari sono lì, però ecco una cosa che volevo dirvi, quando faccio queste serate, ovviamente siccome appunto, io sono tante persone che vogliono parlare anche dell'altra dimensione, fanno dei messaggi molto brevi, ecco, quindi magari dicono il nome, magari dicono qualcosa per farsi riconoscere, non fanno, qualche volta sono dilungati un po' di più perché magari c'era più bisogno, ecco, quindi può succedere, però sono in tanti, quindi anche fra di loro dicono è veloce perché sanno anche loro che il tempo è quello che è e tutti hanno desiderio di là e di qua di parlare, ecco questo che volevo dirvi, che non disturbiamo nessuno, vengono qua spontaneamente perché comunque nessuno li obbliga, nessuno li evoca, quindi hanno piacere di farsi sentire e lo fanno. Vorrei proprio che tutti vi toglieste dalla mente questi retaggi medievali che non esistono al mondo, perché chiaro, le cose vanno fatte con rispetto, come giusto che sia, perché merita rispetto questa cosa, e come posso dirvi? Se viene fatta con fede e con rispetto,
Non è possibile assolutamente che sia una cosa che disturba, non freniamo i nostri cari, la loro evoluzione va avanti comunque, indipendentemente da noi. Il nostro legame d'affetto è quello che fa il vero ponte. Ecco, quando io chiedo alle persone, fai un pensiero d'amore verso il tuo caro, è perché lì so che scatta il meccanismo, ok, proprio della comunicazione. È questo. Perché comunque io mi appoggio al vostro amore e su questo ci metto l'orecchio e sento la loro risposta, chiaramente perché è anni che lo faccio e ho imparato ad ascoltare. Quindi assolutamente non è, c'è nulla di cui aver paura, ok? Assolutamente. E soprattutto non disturbiamo nessuno. Questa è una cosa che proprio, anzi, loro sono felicissimi di poter far capire che ci sono, che esiste Dio, che esiste la luce, che esiste la vita oltre la vita. Sono le cose che sempre, sempre dicono. Parlano di un altro mondo dove non c'è malattia, non c'è morte, ovviamente. Stanno con noi quando vogliono, ci vedono quando vogliono, vedono la nostra quotidianità, quello che facciamo, sanno che ci ritroveranno, quindi sono comunque sereni e felici perché ci ritroveranno. Quindi non hanno nessuno, non soffrono più per malattie, sono nella gioia. Una volta mio papà mi ha detto come si fa a non star bene qui, e in questo c'è tutto, veramente, no? In questa frase c'è tutto, sul serio. Chiaramente è un percorso, bisogna crescere, capito? Perché è una cosa che si va avanti, non bisogna fermarsi alla messaggistica, in questo sono assolutamente d'accordo con altre persone, bisogna fare un percorso, cioè il messaggio è come dire un pronto soccorso, come lo chiamano loro, va bene? Però dopo una persona deve fare un percorso suo di crescita personale, che vuol dire magari informarsi con dei libri, leggere, fare opere caritatevoli, insomma, ampliare la potenza del proprio spirito, no? Perché questa cosa comunque, come posso dirvi? Aiuta noi, aiuta loro perché è tutta un amore che si espande, quindi non può esserci niente del male nell'amore, ecco quello che voglio dirvi. Ho letto prima la domanda se ci sono dei piani di sviluppo. Sì, loro parlano di piani di sviluppo, di evoluzione più che sviluppo. Infatti dicono sempre che certe, hanno chiesto delle volte in qualche messaggio che vogliamo delle opere di bene a loro nome. Perché questa cosa li avrebbe aiutati a evolversi per merito, perché dicevano io me lo voglio meritare. Ma, capito, non, insomma, come posso dirvi, non è che si fa i furbi, chi se lo merita va avanti, e non è come la giustizia terrena che forse c'è, forse non c'è, ti comporti bene, ti comporti male, ma sì, ma forse ce la faccio comunque, capito? No, là non scappa niente, eh? Cioè quello che hai fatto è lì, lo vedremo, cioè, dobbiamo solo augurarci che quando rivedremo la nostra vita saremo solo felici di quello che abbiamo fatto, ecco, nella nostra vita, come abbiamo concluso, che poi alla fine non ci portiamo dietro niente se non il bene che abbiamo fatto, l'amore che abbiamo lasciato sulla terra e che abbiamo seminato, che è quello che che ci tiene qui in questo momento, no? Questo grande abbraccio d'amore, ecco, quindi quello che voglio dirvi. Mi ha mandato una frase bellissima che vi devo dire, che è una frase della Laura Paradiso, che la voglio leggere perché è veramente troppo bella. Allora, sapete che io faccio anche l'università Lux e quindi ogni diciamo, puntata che faccio parlo di un metafonista del passato che non c'è più, che comunque ha fatto la storia della metafonia. E l'ultima che abbiamo fatto, abbiamo parlato della Laura Paradiso, che è stata una grandissima metafonista e una grandissima donna, oltre ad essere umano. E qua, sentite che bella questa frase che riassume secondo me tutto il discorso. I nostri cari sono lontani da noi che li amiamo, la distanza di un pensiero. È bellissima. I nostri cari sono lontani da noi che li amiamo, la distanza di un pensiero. Laura Paradiso. Quindi è sufficiente un pensiero per vivere con loro nell'unità dell'amore di Dio. È bellissima questa frase. Secondo me in questa frase di Laura c'è tutto, perché è vero, basta un nostro pensiero e loro sono accanto a noi. Infatti spesso mi dicono, ma se non ci sei tu noi non possiamo sentirli. È vero in parte, però loro vi sentono se parlate, sentono i vostri pensieri, sentono tutto, perché l'amore è veramente il ponte. E in questa frase è la conferma quello che penso io, che chiaramente come posso dirvelo, l'ho imparato sul campo. Come posso dire, è molto molto bello. Poi vediamo un po', tutti che desiderano un messaggio, adesso ci mettiamo all'opera, speriamo, speriamo.
Mi fate dei complimenti che non mi merito, sono una persona semplicissima, chi mi conosce lo sa, credo molto in quello che faccio sicuramente perché so che è la verità e non mi possono convincere del contrario perché ho avuto delle prove talmente eclatanti che cioè, non posso sicuramente dire che non è così, lo lascerò pensare agli altri. Si bloccano ogni tanto, speriamo di no veramente ragazzi perché si blocca, mi dicono ogni tanto si blocca, vabbè, se si ferma l'immagine poco importa. Vedete che Daniele dice: come ce la mettiamo con la religione cattolica che restii i contatti con i nostri cari? In passato, non tanto lontano, ho frequentato con mia moglie l'albero di Carpi. Guarda, io non so cosa, non mi risulta insomma, che ci siano queste problematiche. Ho fatto testimonianze anche di molti preti, religiosi, teologi che comunque si sono espressi a favore. Chiaro, chiaro, dipende sempre come questa cosa l'affronti, perché se la fede con, per amore, per aiutare comunque le persone. Con rispetto, non vedo nulla che va contro la religione, onestamente, visto che questi messaggi non parlano solo, parlano di Dio, parlano di luce, parlano di fede, parlano di amore, non ci vedo proprio nulla di male, io la vedo proprio come la comunione dei santi, è chiaro, se questa cosa viene fatta come tutte le cose, con un'intenzione non benevola, diciamo, in luoghi non opportuni, con leggerezza, senza fede, per pura sperimentazione, per ego. È chiaro che poi i risultati sono quelli che sono, quindi giustamente gli simili attirano i simili. È chiaro che una persona che affronta la metafonia o qualsiasi pratica medianica, che qualsiasi voglia, che poi la metafonia non è detto che sia medianica, cioè caso è caso, dipende dalla persona che la fa, se l'affronta con leggerezza o attirerà, ovviamente, se uno fa la metafonia bevendosi una birra, non si può. Non può pensare che arrivi qualcuno di illuminato a parlare con lui. Ecco, questo per dirvi. Ecco. Giusto che la Chiesa faccia il suo ruolo, che dica le sue cose, perché ci sono persone che lo fanno non seriamente. Una volta, giustamente, parlavo con la, una mia amica, che peraltro la mano sicuramente conoscete, e io mi ero un po' sorpresa dicendo: non ti sorprendere, detto, si può essere medianici e non spirituali, quindi ci sono due tipi di medianità, c'è una medianità spirituale, non vuol dire che una persona che è medianica sia anche evoluta spiritualmente, sono due cose che possono non camminare assieme e penso che lei abbia assolutamente ragione su questa cosa, quindi è sbagliato pensare che le due cose camminino insieme, quindi è giusto che la Chiesa prenda le sue posizioni, semplicemente. Assolutamente, però ci sono stati fior di veramente di personaggi anche di un certo peso, teologi, che hanno veramente portato avanti questa bandiera. Cioè, io ho conosciuto molti preti, devo dire che qualcuno mi ha benedetto, veramente ringraziandomi per quello che facevo, qualcuno era perplesso, però con questo io non è che ho cambiato idea, sono rimasta della mia opinione ancora più convinta. È così, è così. Quindi adesso vediamo un attimino, spero di averti risposto, insomma, peraltro c'è anche delle persone qui dell'albero di Carpi, quindi penso che potranno risponderti anche loro, perché io non lo frequento, quindi non ti saprei dire. Vediamo un attimino. Sì, Laura è stata una grandissima. Ciao Antonio caro. Pensali come vivi. Sono vivi, esattamente. Loro dicono sono vivo. È una delle cose che dicono sempre. Anna che mi dice grazie per le lezioni di Lux. Sì, sono proprio belle. Quella è una cosa molto importante. Daniela dice io sento mio figlio con tanto amore. Certo. Ovvio che è così, l'amore non finisce, non finisce assolutamente. Stiamo andando bene, sì. Io non sono brava, sono loro che sono bravi. Io sono brava perché sono paziente, perché ci metto il tempo, la pazienza, ecco questo, sono brava, sono costante, ci metto la faccia, che non lo farebbero tutti, ovviamente, e ci vuole coraggio anche a far questo, però il resto vi assicuro che è proprio merito loro, non è merito mio. Io non ho fatto nessuna. Nata così, questa cosa è venuta da sé per aiutare altre persone. Si stava bloccando. Ecco, no, non ditemi così. Guarda, io se no parto subito a fare,
Partiamo subito. Ecco qua. Vediamo, speriamo bene. Sì, non vedo grandi. Ecco, vedo domande. Caraide ci parli di casi reali. Grazie. Sono casi reali, Giuseppe. Io posso testimoniarti, ne ho avuti di contatti reali e dovrei farti altre che un'ora. Avevo bisogno di tantissime ore per tutte le prove che ho avuto dell'esistenza della vita e dell'altra vita. Dicevano cose che succedevano nella loro casa. Ho avuto contatti con persone che addirittura mi ricordo uno a Roma, al convivio di Roma, che addirittura il marito non credeva. Faccio un esempio. Quando è arrivato a queste cose, di fatto non posso nemmeno sentire perché sono sordo da un orecchio. È arrivato suo figlio, gli ha dato un messaggio, ha detto a sua moglie una cosa che faceva che lei non ha detto neanche a suo marito, cioè lei praticamente pigliava tutti i centesimi, faceva dei pacchettini da 1 euro, li metteva nel comodino della camera per poi dare la panettiera, i centesimi li potevano servire. E quindi quando suo figlio ha detto questa cosa, lui d'istinto si è voltato verso la moglie e dice: ma tu fai questo? Come per dire, non gli risultava. Poi si gira verso di me e fa: ma io sento, ho sentito. Ed era suo figlio che è arrivato con la sua voce e suo figlio gli ha detto alla mamma: se ti va bene te di perdere tempo così, va bene. Quindi una cosa che neanche il marito che viveva insieme a lei sapeva, però suo figlio sapeva facendo questa cosa, che faceva i pacchettini di un centesimo per dargli alla panettiera in blocchetti con lo scotch di 1 euro. Quindi vedete, ecco, questa è più che una prova, capito? Perché non dico io che sono fuori dalla famiglia, ma uno che era in casa non lo sapeva e soprattutto aveva un timpano perforato ed è riuscito a sentire il messaggio. Questo è il convivio di Roma al convegno. Quindi per fare un esempio, ma potrei farvene tantissimi, tantissimi. Poi basta guardate le altre dirette, insomma ci sono veramente tanti esempi. È vero, umiltà e amore, esatto, è così. Nessuna arroganza, nessuno, chi vuol credere creda, e chi non vuol credere pazienza, insomma. Io sono qui per le persone che comunque hanno il cuore aperto e hanno avuto, come dire, prova che questa cosa è possibile, se no non si spiegherebbero certe cose, certi numeri, no? Quindi adesso io direi, ragazzi, visto che comunque sono terrorizzata che parta la linea, veramente io direi proprio di. Ecco, Simone mi dice: confermo, timpano perforato per via dell'immersione. Esatto, è vero, è proprio così. Adesso questa me l'ho dimenticata, hai ragione, Simona, vedi che te lo ricordi. Quindi io direi proprio di partire, ok? Quindi voi sapete che vi unite a me in questo abbraccio d'amore, quindi vi chiedo a tutti, ognuno fare una preghiera secondo il proprio credo, di concentrarsi. Io farò la stessa cosa, chiedo la protezione e poi partiamo e vediamo cosa arriva per la serata. D'accordo? Un attimo di concentrazione. Perfetto, vediamo un attimino. Mettiamo le cuffie, le apriamo. Ok, sapete che registro col fruscio della mano, quindi faccio passare la mia mano sul bordo del computer e da questo, se tutto va bene, vengono fuori i messaggi. Vado, eh. Comoda. Progetto con nome. Allora, mettiamo prova. Faccio un piccolo rallentamento per rendere più udibile, perché queste voci hanno la caratteristica di essere molto veloci.
e quindi prendere più accettabili per chi non fa chiaramente metafonista, li rallento e li amplio un attimino, ma niente di più, sono proprio due cose di ampliamento e di rallentamento. Chi ha fatto dei corsi, ha fatto anche dei tutorial per insegnare, quindi sanno che sto facendo queste piccole operazioni. Perfetto. Ok, parto, eh. Parto, parto. Sposto questo che non vorrei picchiarci contro. Vado. Ok, allora, Ctrl B. Allora, ho visto un cuore qua, Roberto. Ho visto un cuore qua, Roberto. Mi faccio sentire. Ho visto un cuore. Ho visto un cuore. No, scusate, ha visto, no, ho, ha visto un cuore. Quindi Roberto, ha visto un cuore. Ha visto un cuore. E adesso Roberto finale. Ha visto un cuore, Roberto. 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 Ok, andiamo avanti. Quindi sentite che se qualcuno si riconosce o riconosce il nome o quello che dicono, poi mi date riscontro se volete pubblicamente o anche privatamente, va bene ugualmente, è per me comunque, eh. Oh mamma ragazzi, qua è Roberto, non ci posso credere, qua no, non ci posso credere, scusatemi un attimo, eh. Scusate, ma so, dice qua Roberto Setti. Cioè, Roberto Setti è stato un grandissimo medium del Cerchio Firenze. Possibile, lo faccio sentire. Fatemelo sentire ancora una volta perché se non c'è un altro Roberto Setti è lui. Sentite, cosa incredibile. Qua Roberto Setti. Sentite, eh? Qua Roberto Setti, pazzesco, Cerchio Firenze, esatto, no, non ci posso credere. Qua Roberto Setti, sentite? Si sente, sentite bene? Qua Roberto Setti, sì. Se qualcuno di voi che è qui all'ascolto, che ha qualcuno che si chiama Roberto Setti, me lo dica, perché se così non fosse, proprio Roberto Setti, perché l'altra volta è venuto Roberto, solo, ha detto solo Roberto, una medium, mia collega, mi ha detto: guarda Hilde, che tu hai avuto due persone che sono venute da te e tu le hai prese per un nome di persone, sono sbiancata, sì è vero, perché mi è venuto, perché, pazzesco, perché so che persona era, è... E quindi per me è un onore enorme, capite? Proprio enorme. Un riconoscimento come non potete, come dire, una cosa che non potete immaginare, la mia gioia. E mi ha detto: guarda che è venuto Roberto e Marcello. E qui Roberto e Marcello che sono venuti nell'ultima diretta, tu non li hai presi per nomi di persone che dovevano venire, e invece era Marcello Bacci e Roberto Sette. Io dico: ma non hanno detto il cognome, ti hanno detto solo il nome, ma erano loro, ne sono sicura. Io quando me l'ha detto, non ho capito, ho detto sarà, però non ero convintissima. Questa cosa invece conferma assolutamente questa cosa, quindi è incredibile, ragazzi. Sì, sono sbiancata, lo so, perché le emozioni non riesco a nasconderle. Non riesco a nasconderle, non potete capire. Qua Roberto Setti. Sì. Sì, è proprio Setti. Setti. Setti, dici? Sì, onorata, onorata, veramente.
Questa è la dimostrazione che proprio non esiste un limite, siamo tutti insieme. Vi rendete conto cosa significa anche per voi questa prova immensa che siamo veramente tutti in un unico abbraccio? Anche Roberto Setti, che io quasi mi trema le mani solo a nominare il suo nome perché è stato una grandissima, grandissima persona, ok? E anche medium, ok? Quindi veramente, proprio ieri ho guardato una diretta, peraltro con Umberto Lidi, che parlavano di lui, e io, guardate, potete immaginare come mi sento in questo momento. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Quindi grazie Roberto. Quindi aiutami a aiutare queste persone che sono in ascolto, che sono qua con me in questo abbraccio. Ci sono tante mamme. Se puoi, dammi una mano, dammi la forza, aiutami a far arrivare tutti. Il più possibile. Ok, vado avanti, eh. Ok, mi devo tranquillizzare perché sono. E poi dice: qua vedo la terra, qua vedo la terra. Secondo me sta parlando ancora lui. Qua vedo la terra. Ve lo faccio sentire. Qua vedo la terra. Qua vedo la terra. Ok, perché loro chiaramente hanno, come posso dirvi? Hanno una visuale totale di tutto l'universo. Anche quando ho avuto la mia esperienza di NDE, io ho visto la Terra vista da lontano, esattamente come potrebbe vedere un astronauta, e la trovavo stupenda, bellissima, proprio con tutte le stelle, tutto l'universo, un'emozione incredibile. E in quel momento avevo capito il senso della vita, perché mi ricordo che dissi: adesso capisco perché si vive, adesso capisco perché si muore, adesso tutto ha un senso. E l'avevo detto convinta in quel momento, quindi in quel momento avevo veramente capito il senso della vita. Poi me l'hanno fatto dimenticare quando sono tornata qua. Ovviamente sono tornata come tutti, con le stesse paure, le stesse ansie, capito? Però in quel momento mi ricordo che ho fatto, quando ho visto la Terra da lontano, quello spettacolo meraviglioso, ho fatto questo ragionamento. Allora, qua vedo la Terra, ve l'ho fatto sentire. Qua vedo la Terra, ve l'ho fatto sentire, vado avanti. Allora, dice, qua vedo la terra e dice qua vedo a pezzi, qua vedo a pezzi, come per dire che chiaramente non, la terra non sta attraversando un bel momento. Qua vedo a pezzi, stanno distruggendo veramente tutto. Anzi, speravo che questa pandemia avesse insegnato qualcosa e poi qualcuno mi disse: guarda, le persone comunque che erano buone saranno ancora più buone, quelle che erano già cattive saranno ancora più incattivite, saranno più cattive. E dicevo: ma no, ma dai, non essere così pessimista. Più passano i giorni, più mi sto rendendo conto che è così, davvero, veramente è così. Quindi qua vedo i pezzi, qua vedo i pezzi, qua vedo i pezzi. Ok, quindi vuol dire che vedono che sta andando verso la distruzione, ok? Poi dice: qua vedo una toppa, qua vedo una toppa, come per dire che forse verrà messo. Una toppa è quando si rompe un vestito, si mette un pezzo di tessuto per chiudere lo strappo, no? Come se in questo momento veramente è stata messa una toppa, però se non si cambia indirizzo siamo destinati veramente all'autodistruzione, questa è la mia idea. Qua vedo una toppa. Qua vedo una toppa, aspetta che ve lo alzo un po' per voi. Qua vedo una toppa. Ok.
Allora, c'è bilancio, dice c'è bilancio, scusate perché era un po' difficile la doppia, c'è bilancio. Poi, allora, c'è bilancio, facciamo un pezzettino per volta che è un po' complesso, che è doppio. C'è bilancio. Sentite, c'è bilancio, ok? Ok, poi qua dice otterrà movimento. Sì, otterrà movimento. Poi c'è bilancio, otterrà, aspetta, otterrà movimento. Movimento secondo me perché le coscienze si muoveranno, perché secondo me non, come posso dirvi, è una situazione che o veramente ci sarà un movimento per sbloccare, per non accettare più quello che è inaccettabile, questa, capito, a proprio livello mondiale, non si può vivere solo pensando veramente al far denaro. A scapito della salute, della natura, dell'impoverimento di tutto, no, di tutta la terra, ormai è come posso dire, mi sembra veramente invasa, capito, spremuta, oltraggiata oltremodo, e anche quello che succede, secondo me, ha un'attinenza anche queste pandemie, questa è la mia idea. Quindi otterrà movimento. Sentite? Otterrà movimento. Anzi, lo, non otterrà, è lotterà, 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 scusatemi, lotterà movimento. Sì, è lotterà. Sì, quindi bisogna lottare insomma, perché i diritti non vengano, non ci siano più soprusi sulla terra, capito? Non si bisogna ribellarsi, non si può ribellarsi nel senso buono, nel senso non è più accettabile certe cose, non è più accettabile che vengano depredati i mari, tutto, capito? Il territorio, l'acqua. Questo, chiaramente non possono fare un discorso, però danno delle simbologie per far capire, per dargli degli spunti di riflessione. Quindi dobbiamo salvare il nostro pianeta, ecco questo, è la nostra terra di tutti, e dobbiamo lasciare anche ai nostri figli, possibilmente ai nostri nipoti. Infatti dicono non oltraggiare, vedete, non oltraggiare, non oltraggiare. Faccio sentire, eh? No, qua, sbagliato, scusate, non oltraggiare, non oltraggiare, non oltraggiare, ok, vado avanti. E poi dice diglielo, vuole che io dica questa cosa. Io infatti ve la sto dicendo, diglielo, vedi, mi dite diglielo, diglielo. Sentite, diglielo. Cioè che io devo dirla questa cosa, di non oltraggiare la terra, diglielo. Diglielo. Ok, sente benissimo. Ok. È un discorso che riguarda tutti, cioè tutti noi, la terra è il patrimonio di tutti noi. Allora, dicono, ho capito cosa vogliono dire. Dicono, pigli un trattore, allora pigli un trattore, danza in terra, come per dire, comunque tutti dovremmo tornare in un certo senso alla terra, perché la terra comunque ci nutre ed è anche oltretutto, come posso dirvi, è in sintonia con la natura, ecco. Pigli un trattore, danza in terra, come per dire che bisogna tornare tutti alla terra. Questa è una cosa che ho sempre pensato, no?
che l'industrializzazione poi alla fine è un punto dove non potevamo continuare a comprare macchine, comprare, 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 comprare per sostenere l'economia, ok? Quindi un po' l'economia proprio della sopravvivenza, lo so che non sarà facile tornare indietro, però penso che la terra non ha mai detto nessuno, no? Quindi pigli un trattore e danza in terra, come per dire che la terra respirerebbe se tutti tornassimo veramente alla terra. Saranno contenti gli agricoltori di questo pensiero, ovviamente. Infatti, le campagne sono state abbandonate quando c'è stata l'industrializzazione, tutti sono riversati nelle città, però adesso ha creato una gran povertà, punto e basta. Anche in tempi di guerra, chi è che riusciva a mangiare? Erano ancora i contadini che comunque avevano la terra e riuscivano a nutrirsi comunque, quelli che nelle città erano ridotti alla fame. Questa cosa fa pensare molto, pigli un trattore e danza in terra, quindi è un messaggio che riguarda tutti comunque. Pigli un trattore, aspetta, calzo un po'. Pigli un trattore, ok, adesso dico danza in terra. Danza in terra. Danza in terra. Ok. Infatti alla fine dice bilancio ancora, bilancio, cioè di soppesare bene, come posso dirvi, cioè, i costi ricavi, ecco quello che voglio dire, no? Di questa economia tirata all'inverosimile. Bilancio. Bilancio. Sente benissimo. Ok, quindi questa traccia è finita. Sono veramente contentissima. È un messaggio per tutti, è un messaggio proprio rispetto alla pandemia che stiamo vivendo, perché non è ancora finita, malgrado qualcuno pensi che sia finita. Chiaramente siamo ancora, chiaramente per fortuna, nella parte terminale. Spero davvero che non succeda come dicono che si ripresenterà, però vedo dei comportamenti poco rispettosi e un po' azzardati, sinceramente. E quindi io sono onorata che sia arrivato questo messaggio, veramente, come posso dire, di rispetto per la terra, perché riguarda tutti noi. Allora, vado avanti e faccio un'altra registrazione. Se ci hanno detto questa cosa, perché mi ha detto diglielo, dovevo dirla, assolutamente. Vado, eh. Salva, effetti, amplifica. Ok. Effetti, cambia tempo, 20, va bene. E qua mettiamo sul 16. Non mi dite che cambia. Ah. Ok. Allora, c'è una Laura. Allora, qua, andiamo un attimo. Allora, dice, sono tranquilla. Allora, qui c'è una Laura che vuol dire ai suoi cari, sono tranquilla, tranquilla. Ok, faccio sentire. Sono tranquilla. Sono tranquilla. Ok, e poi qua dice, c'è la Laura qua. C'è la Laura qua. Ok, allora qui c'è la Laura qua. C'è la Laura qua. Quindi Roberto ha il suo messaggio, quello della terra, adesso un altro. Sono tranquilla, c'è la Laura qua. Quindi se qualcuno
Ok, c'è la Laura qua. Ok, aspettate un attimino, che c'è un'altra cosa dietro. Aspettate. C'è la Laura qua con Enzio. Con Enzio, 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 Enzo. Aspetta, con. Aspetta che devo rallentarlo perché non riesco a capire se Renzo, Enzo, perché è molto veloce. Rallentiamolo ancora un po'. E quando succede così, che ho dei dubbi, lo rallento ulteriormente. Chiaro che con le cuffie ho un ascolto privilegiato rispetto a voi, perché è innegabile questa cosa, lo sento meglio. Ola, spero di mettere sulle cuffie. No, è con Enzo. Con Enzo ride. Ok, con Enzo ride. Ride. Ve lo faccio sentire. Con Enzo ride. Allora, c'è la Laura qua. Con Enzo ride. Con Enzo ride. Se lo fa doppio. Con Enzo ride. Ok. Perfetto, Corenzo ride. Intanto guardo se c'è qualche. Oh mamma, quanti messaggi. Sono rimasto indietro perché non è girato. Così no, voglio vedere se c'è. Mia nonna, ecco qua che c'è. Mia nonna si chiamava Laura e il suo compagno si chiamava Enzo. Ah, sì. Non so se ancora è, questo non lo so. Però comunque beh, c'è Laura qua con Enzo ride. Quindi questo è il messaggio, sono due nomi, mi sembra veramente capito. Questo è il messaggio. Vado avanti, giusto perché volevo capire. Va bene, vado avanti, per non perdere tempo. Ok. Poi ci dicono a tutti noi, dicono, noi vi diamo le 5 stelle, come per dire che siamo proprio come gli hotel 5 stelle, l'eccellenza, chiaramente. Noi vi diamo le 5 stelle, come tutti quelli che in questo momento comunque, come posso dirvi, sono qui in questo braccio d'amore, con fede, con fiducia, ovviamente stiamo parlando di quelle persone serie che sono in ascolto, non di quelli che lo fanno con leggerezza, senza informazioni. Noi vi diamo le 5 stelle, come per dire, siete nei nostri cuori, vi diamo il merito di quello che state facendo, no? Vi riconosciamo che siete veramente le persone che non si arrendono, che vanno oltre, oltre. Ecco, sono con la mente aperta. Noi vi diamo le 5 stelle, sentite che carini. Noi vi diamo le 5 stelle. Noi vi diamo le 5 stelle. Ok, vi diamo le 5 stelle, quindi a tutti noi, ok? Ricordatevi sempre che queste parole vengono fuori da un fruscio delle mani, quindi capite il senso, la difficoltà che viene superata. Hanno detto noi vi diamo 5 stelle, poi hanno detto e più stelle, come per dire ancora di più, e più stelle. Quindi un complimento a tutti, e più stelle, tutti, no? Perché siamo tutti uniti, e più stelle, senti che carini. Allora, e più stelle, sentite, e più stelle, e più stelle. Quindi noi vi diamo le 5 stelle e più stelle. Ok, qui c'è un'altra cosa. Poi dicono
è un ragionamento, no? Stelle e più, non, cioè, come non possiamo farne di più, non possiamo darne di più perché non riuscite a reggere, una battuta di spirito, perché comunque sono anche spiritosi, devo dire. Stelle e poi più reggi, come per dire, di più non ce la fate a reggerle, e poi più reggi, come per dire, vi meritate veramente queste di più, però non riuscite più a reggere poi, no? Stelle e poi più reggi, cioè non ce la fate più. Ah no, è troppo basso, scusate che ce l'ho basso per le mie cuffie. Stelle e poi più reggi. Stelle e poi più reggi. Ok, reggi, ok. Allora, poi qui c'è un Elo, scusate che stavo cercando di capire la frase, Elo son più rilassato, ok? Rilassato, poi sono, mi sembra proprio Renato, fatemelo sentire bene, lo segno tutto la frase lunga, poi vado a sentire pezzettino per pezzettino. Elo son più rilassato, sono Renato, quindi un Renato. Vi faccio sentire un pezzo alla volta, Elo son più rilassato. Allora, Elo. Anche le parole, il poliglottismo è una caratteristica tipica della metafonia. Ogni tanto infilano una parola in inglese e in francese, ok? Ma lo fanno per far capire che non è una riproduzione automatica, specie quando viene fatto dalla radio, magari uno può pensare che sia una cosa. Allora infilano delle parole ogni tanto, una tanto, hello e ciao, capito? Quindi hello, sono più rilassato. Hello, sono più rilassato. Ok, e lo sono più rilassato. Sì. Renato, sì. Ok, confermo, Renato. Ok, perfetto, Renato. Va bene. Ok, quindi Renato. Poi dice lui sta là, lui sta là, come per dire che comunque lui è sempre coi suoi cari. Quindi mio fratello si chiama Renato Vilma, ok. Lui sta là vuol dire che è comunque che è qua, insomma, lui sta là. Sentite? Lui sta là, senti come sente bene. Allora. Lui sta là, perché loro spesso sono con noi, quindi per quello dicono, si sente bene, lui sta là, quindi non è da altre parti, spesso, ok, vengono. Perfetto, che poi le frasi di uno, voglio dire, sarebbero le frasi che direbbero tutti, quindi gioite sempre anche dei messaggi degli altri, ve lo dico sempre, perché comunque sono le stesse cose che vi direbbero i vostri cari se anche non vengono col loro nome, eh. E poi dice Renato ti ringrazia, Renato ti ringrazia. Ecco, ringraziano quando gli diamo la parola. Questo per dire conferma che non disturbiamo, per qualcuno che avesse dei dubbi ancora. Renato ti ringrazia, sentite come si sente bene. Renato ti ringrazia. Renato ti ringrazia, ha anche una voce particolare, devo dire la verità, non so se magari qualcuno. Ah, mio zio si chiamava Renato e ogni volta che vi salutava diceva Hello. L'ha detto ancora allora, guarda, ha detto Hello, sono più rilassato, sono Renato, uguale, uguale come era in vita, pari, pari, perché non si cambia, Come siamo nella vita saremo di là, idem, se siamo spiritosi nella vita lo saremo di là, se siamo introversi lo saremo di là, se siamo rognosi continuiamo a essere rognosi anche di là. La voce è la sua, davvero Simona? Sul serio, te la faccio sentire. Nel Renato ti ringrazia?
Renato ti ringrazia. E questa è la sua voce, lo riconosci? Sì, dice di sì, secondo me. Renato ti ringrazia. Bellissimo. Sì, confermo. Sì, conferma. Simona conferma. Sono felicissima per te, Simona. Allora dice, io sono insieme ai tuoi due figli, io sono insieme ai tuoi due figli, ok? Simona, io sono insieme ai tuoi due figli, adesso te lo faccio sentire. Aspettate qua. Ok, faccio sentire. Senti Simona, io sono insieme ai tuoi due figli. Sono insieme ai tuoi due figli. Tuoi due figli. Sentimi Simona, hai sentito cosa ha detto? Non so se sei bloccato. Sono insieme ai tuoi due figli, due figli. Ascolta. Ok? Ok? Esatto, esatto. Chiara e Lucia. Sono insieme ai tuoi due figli. Ok, bellissimo. Ho i brividi, Simona. Che messaggio. Sono insieme ai tuoi due figli. E poi dice aspetta che metto la cuffia perché sono sovrapposto. E poi dice grande. Senti, grande. Aspetta che lo alzo un po'. Grande. E felice, grande, insieme ai tuoi due figli. Che dire? Meraviglioso. Veramente stasera è proprio... Mamma mia. Se voi sentite qualcosina di diverso rispetto a me, lo dico in generale, è semplicemente uno, perché comunque non avete l'orecchio allenato, come ovviamente, se mi perdonate, per ovvie ragioni, ce l'ho io. E due, perché la cuffia comunque ha un ascolto privilegiato, quindi... io nelle cuffie sento molto meglio, chiaramente riportato da un computer, un telefonino, qualcosa si storce, sì, capito, non è proprio chiaro, però l'importante è il messaggio, vedete cosa importa sentire il messaggio quando una persona dice che riconosce la voce, dice il nome e dice che con due figlie e nell'altra dimensione ci sono due figlie e una persona lo testimonia, capite, ha poca importanza poi se gli altri sentano o non sentano bene, poi dipende, ognuno ha il suo udito, ecco, senza mancare di rispetto a nessuno, però è molto soggettivo, capite? Ok, vado. Vediamo se regge, perché è già un'ora che siamo in linea noi, speriamo che regga la linea, io vado avanti, eh. Progetto con nome, allora prova 4, ok, salva, perfetto, effetti cambia tempo, facciamo sempre un 20, formato 16. Ok. Anna dice continuiamo a incrociare le dita, veramente.
incrociare le dita. Allora. Qui c'è una Teresa. Allora dice: splende il sole, è la Teresa. Splende il sole, quindi come per dire che sono nella luce, sono nella gioia, è la Teresa. È la Teresa. Ok. Splende il sole, è la Teresa. Ascoltate, eh. Alzo un po' perché è troppo. Splende il sole, ve lo faccio spezzettato. Splende il sole. Ok, splende il sole, adesso splende il sole la Teresa. Ok, è la Teresa, quindi, ok. C'è un Giuseppe, dice un cognome, ma non riesco a sentire se dice, sembra Trillo, Petrillo, un nome così, Giuseppe. Allora, aspetta, vediamo di rallentarlo perché quando il cognome diventa sempre più... Sì, sembra Petrillo. Ok, rallentiamolo, però per essere sicuri. Facciamo un pochettino di più, facciamo 25, 6, dai, 26. 26, va bene, dai, va bene. Si sente bene, il trillo finale potrebbe essere Petrillo, qualcosa che ha un trillo finale come cognome. Mi sembra, io metto Petrillo, però potrebbe essere sbagliato perché è un po', insomma... un po' difficile, anche se l'ho rallentato, ve lo faccio sentire. Il trillo si sente bene, finale, trillo, mi sembra Pet davanti, Petrillo, Giuseppe Petrillo. Non chiedetemi, non chiedete il codice fiscale, non lo danno. Ok, Giuseppe. Giuseppe si sente molto bene, ok. Allora, un fratello di mia mamma, Teresa, si chiamava Giuseppe. Ok, potrebbe essere Patrizia, potrebbe essere interessante. Ve lo faccio sentire, eh? Ve lo faccio sentire. Sembra proprio... Giuseppe è molto chiaro, invece con lo fruscio il cognome si è composto male, cioè si fa fatica. Mi sembra proprio Trillo col finale col doppia LO, mi sembra proprio così. Mi dite che è bloccato, non mi dite così che non mi vedete più. Mi vedete? Speriamo di no, io vedo che vanno avanti. No, no, arrivano. Quindi si blocca solo l'immagine, però spero che mi riuscite a sentire. Mi riusciate a sentire. Ok. Allora, potrebbe essere Patrizia, eh. Vediamo, vado avanti intanto. Come si chiama Patrizia di cognome? Giusto per capire se c'è qualcosa che mi puoi dare un'indicazione, visto che si sente male il cognome, magari. Però Teresa e Giuseppe i nomi ci sono. Splende il sole la Teresa e poi si sente Giuseppe. Cioè, sono zio, ci dà un'indicazione. Ok, sono zio, quindi sono zio, ok, sono lo zio, scusami, ok, sono lo zio, ok, sono lo zio, fatemi sentire poi dopo. Thank you.
Ok, aspetta. Ah. Poi dice a lei simile, a lei simile, a lei simile. Adesso questo non lo so, deve sapere se riconosce. Vediamo un pochettino. L'ho pensata questa sera ancora di più, dice Patrizia. Sì, secondo me, caratterialmente, perché già lei è simile, perché dice questa cosa? Ti dice qualcosa, Patrizia? Vediamo un attimino. Ah, ecco, c'è un petrillo, vedi che c'è un petrillo? Potrebbe essere un suo parente, sì, perché... Ah! Anita dice Giuseppe Petrillo era un mio collega in Sicilia 30 anni fa. Olà, davvero? Ah, allora, a lei simile, sentite qua, a lei simile, a lei simile. Ok, va bene, vado avanti. Poi c'è una zia Maristella, che nome particolarissimo, Maristella, una zia Maristella che vuol dare un saluto. Sentite? Una zia Maristella. Una zia, si sente benissimo qui, una zia Maristella. Patrizia dice molto unite. Una zia Maristella. Una zia Maristella. Ok, si sente bene, quindi nessun dubbio. Se qualcuno riconosce, ho una zia che si chiama Maristella. C'è un fratello di qualcuno, aspetta che se c'è anche il nome, vedo Walter. Ok, Walter, scusate perché Walter è un fratello, Walter. Ok, faccio sentire Walter. Si sente benissimo, eh? Ok, Walter. Ok, quindi c'è un Walter. Poi dice Angelo, Walter, Angelo, sono un grande fratello, sono un grande fratello. Ok, quindi non so se si riferisce Walter, dice che è un angelo, o se sono Walter e Angelo, sono un grande fratello. Comunque ve lo faccio sentire. Allora, Walter ve l'ho fatto sentire. Scusate, vado indietro, ascoltate. Walter, e questo ve l'ho fatto sentire. Poi Angelo. Angelo, questo ha fatto così, Angelo, ok? Angelo, sono un grande fratello. Anzi, grandi fratelli, scusatemi, grandi fratelli, fratelli, non fratello, fratelli. Potrebbe essere anche Walter e Angelo, grandi fratelli, potrebbero essere loro due. Vediamo un attimino.
Vediamo un po'. Ok, potrebbe anche essere Angela, potrebbe anche essere, si sente un po' male. Vabbè, comunque insomma non cambia molto il senso, se c'è questo binomio Walter e Angelo, Angela, insomma, se qualcuno si riconosce, ok, va bene, vado avanti per non perdere tempo. Qua c'è qualcos'altro. Poi dice ti voglio bene, tanto se vengono c'è qualcuno per loro, sicuro, quindi non mi preoccupo, solo di ti voglio bene, ti voglio bene, ti voglio bene, senti come sente bene, ti voglio bene. Ok, ti voglio bene. Gli ha fatto vedere se c'è qualche riscontro. Ah, sono girate troppo veloci, non riesco a star dietro. Anita dice: grazie, mio padre e mia figlia Angela. Allora è Angela, non ha Angelo. E Walter è tuo papà, allora. Ah, Walter è tuo papà e Angela è tua figlia. Oh, caspiterina. Allora è Angela, ecco, vedi che ho detto, non so se è Angela, Angela, quindi ecco, allora correggiamo, Angela, ok, sono grande, ti voglio bene, allora ti dicono ti voglio bene, Anita, senti, ti voglio bene, ti voglio bene, ok. Cioè, adesso vi faccio ridere. Dice, c'è tuo padre, c'è mio padre, ok, c'è tuo padre, va bene. E io dico, no, dai, se è una cosa mia, adesso in questo momento no. E lui mi ha risposto, dai che lo puoi dire. Sentite, c'è tuo padre, dai che lo puoi dire. Come per dire, dai, non ti vergognare che c'è qualcosa anche per te. Ascoltate. Io non chiedo niente veramente per me, ma... Qua, aspettate, aspettate, devo mettere la cuffia perché ho perso il segnale. Qua c'è tuo padre, c'è tuo padre, sentite, c'è tuo padre, ok, e poi dice, guarda, dai lo puoi dire, sentite, dai lo puoi dire, perché io ho appena detto c'è tuo papà, adesso in questo momento non lo posso dire, e lui mi ha detto dai lo puoi dire, vabbè c'è anche il mio papà, va bene, ok papà, bacio. Ok, vediamo che è finita questa registrazione. Ok, va bene, bellissimo. Allora, siamo a 2 ore e 20, stiamo tenendo duro. Beh, stasera c'è veramente Roberto che è dalla nostra parte perché non si spiega diversamente, non si è ancora interrotto una volta. Veramente, facciamo. Direi ancora un tentativo ancora, eh? Facciamo un'altra strisciata, poi così perlomeno ci salutiamo con calma e poi se cade la linea, pazienza. Oggi abbiamo veramente dato fuoco alle polveri, è andata benissimo. Vai, anzi non lo diciamo che non abbiamo ancora finito. Vado.
Aspettate, devo rimettere su, scusate, mi sono accorta che si sta scaricando la batteria, devo caricare, ok, devo caricare assolutamente, se no mi si spegne il telefonino. Vado. Un Alberto, allora, meno male è arrivato, c'è un Alberto, Ctrl B, allora, dice meno male è arrivato, Alberto, c'è un Alberto, meno male è arrivato Alberto, sentite, meno male è arrivato Alberto, meno male, meno male, è arrivato Alberto. Scusate, no, ho perso la traccia, non è qua. Aspetta, l'ho sentito. Ah, ecco. Allora, scusate. Meno male. Allora, meno male. Poi qui, aspetta, eh. Qui lo dice Alberto, scusate, non è arrivato, infatti non mi trovavo. Meno male, qui lo dice Alberto, qui lo dice Alberto. Ok, perfetto, abbiamo fatto. Allora, meno male, ritorniamo a bomba, ve lo faccio sentire. Meno male, meno male. Qui lo dice, qui lo dice. Ok, e poi Alberto. 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 Ok. Meno male qui lo dice Alberto, quindi se qualcuno li conosce Alberto. Ok, sono io arrivato, sono io arrivato, ok, sono io arrivato, sentite? Sono io arrivato, sono io arrivato, senti come si sente bene, eh? Okay, arriva sì. Arriva sì, senti come si sente bene, lo sento senza cuffie. Arriva sì, ok. Arriva sì, ok. Che forte. Sentiamo, eh. Arriva sì, è arrivato. Tutto contento che ce l'ha fatta. Arriva sì, è arrivato. Senti come si sente bene. Arrivato. È tutto felice perché ce l'ha fatta. Arriva sì, è arrivato. Sì. Ok, qui c'è un'altra cosa. Ok. Scusate che capelli in mezzo agli occhi. Vado. Dice Alberto non piangere, dice Alberto non piangere, Alberto non piangere. Ok, quindi sta dicendo a qualcuno che è in ascolto, dice Alberto non piangere. Vado. Dice Alberto non piangere, quindi lui dice di non piangere, ok? Ok. E
e dice io non piangere qui, come per dire io sono felice, io non piangere qui, ok? Quindi dice ai suoi chiari di non piangere, io non piangere qui, come per dire che lui è felice, sentite, io non piangere qui, questo. Io non piangere qui. Vedete come specifica bene, io non piangere qui. Ok, io non piangere qui. Ok. Non mi dire Simone che è ancora per te, perché veramente sarebbe veramente bellissimo, però ancora per te mi sembrerebbe pazzesco, però è possibile, eh. Dice noi stiamo bene, ecco perché dice io non piangere qui, noi stiamo bene, quindi sono più di uno, noi stiamo bene. Vedete quando i messaggi che dico, che i messaggi vanno bene per tutti, ok? Noi stiamo bene. Noi stiamo bene. Noi stiamo bene. Ok? Quindi vedete un messaggio che va bene per tutti, no? Nel senso, dice Alberto non piangere, io non piangere qui, io non piango, noi stiamo bene, come per dire perché dovrei piangere, no? Chiaro che visto la nostra parte è dura, no? Quindi che dire. Allora, dice Alberto, figlio della mia amica Laura che stasera non riesce ad aprire Facebook. Può essere, chiedi se per caso lei piange, perché se sta dicendo questa cosa vuol dire che li vede piangere, vuole intervenire, vuole farsi sentire in qualche modo, ecco. Noi stiamo bene. Ok, qui c'è un'altra cosa. No, è composta male. È composta male. Ok. Allora. Facciamo ancora un pezzettino, ancora facciamo, tentiamo un'altra traccia, cosa dite? È un'ora e mezza che siamo in linea, proviamo ancora un pezzettino e poi ci salutiamo perché non vorrei veramente che si chiuda così malamente. Vado, lascio sempre aperto a tutti, faccio l'ultima traccia. Vado. Per accontentare più persone possibile, anche se ovviamente non tutti, ma ci proviamo. Allora, CTRL B, allora mettiamo qua, poi dicono tranquilla, perché io ho paura che cade la linea, secondo me non lo sanno, dicono tranquilla, tranquilla, sentite come mi incoraggio, tranquilla, ok? Mi dico tranquilla, ti rilasso bene, come per dire ti faccio rilassare io, ti rilasso bene, perché chiaramente io in questo momento sono accaldata, chiaramente che sto facendo un lavoro abbastanza pesante, ti rilasso bene, però vedete non sono mai sola, mi fanno un grande, mi danno un grande aiuto, ti rilasso bene. Vedete come sono amorevoli, come sono affettuosi. Rilasso bene.
Allora, hanno capito che stiamo salutando. Segno qua, un momento, bello il bilancio e poi dicono tranquilla serata, bello il bilancio, bello il bilancio, ok, tranquilla serata, tranquilla. Tranquilla serata, capito? Come per dire, è stata una bella, è vero, è stata una bellissima serata. Soltanto la prima traccia che è arrivato Roberto Setti, soltanto quella varrebbe tutto questo incontro. Tranquilla serata, senza togliere nulla a tutti, chiaramente gli affetti, ma è stata per me un'emozione. Noi ti ringraziamo. Noi ti ringraziamo. Sentite, noi ti ringraziamo. Sentite come sono carini. Noi ti ringraziamo. Ringraziamo, eh? Ti ringraziamo, eh? Ciao, sentite, noi ti ringraziamo, ok? Poi dicono ciao, sentite che belli. Ciao, ciao mamme, sentite. Ciao mamme, ringraziamo tutte, ciao mamme, cari. Ciao mamme. Adesso ve lo faccio sentire. Insieme, tutti assieme. Ciao mamme. Ciao mamme, bellissimo. Sentite. Ciao mamme. Ok, andiamo avanti. Noi vi salutiamo sempre, come per dire che loro ci sono sempre. Noi vi salutiamo sempre. Parlano le hanno superato i confini egoistici, capito? Noi vi salutiamo sempre. Noi vi salutiamo sempre, come per dire che ci sono sempre. Noi vi salutiamo sempre, ascoltate. Allora, aspetta. Ma più in qua, scusate, noi. Ecco, noi qua. Allora, noi. Ok, noi vi salutiamo. Noi vi salutiamo sempre. Noi vi salutiamo sempre. Sempre. Vi salutiamo. Ciao ancora. Che carini. Aspetta. E dicono ciao rete, ciao a tutti, ciao rete, perché capito, rete è proprio una rete totale, ciao rete. Io ho i brividi, non so voi, ma io ho i brividi dappertutto, ciao rete. Ok, perfetto. Io veramente ringrazio di questo bellissimo, bellissimo contatto che abbiamo avuto. È stato meraviglioso. È la prima volta che si interrompe una volta, mezza. Quindi devo dire che sono sbagliata di questa serata. Che mi ha toccato perché mi sono emozionata moltissimo. Ho
visto che ci sono qualche riscontro, l'ho visto, magari ce ne sono degli altri, poi so già come è successo le altre volte che magari in seconda battuta chi la vede in differita, chi mi manda il messaggio privato, come è successo l'altra volta, arriveranno anche tutti gli altri riferimenti perché so perfettamente che è così. Silvana dice: per me non è stata una bella serata, Alessandro mio figlio non è venuto. Però è stato contento con la mamma, quasi non dire veramente. Tanti potrebbero dire la stessa cosa, però io dico sempre che bisogna cercare comunque di essere felici perché i messaggi che si ricevono per tutti e poi vedi che anche loro parlano sempre in plurale, noi vi siamo, cioè non hanno superato, come posso dire, sono tutti insieme, sono tutti io, tutti siamo uno in un certo senso, no? Anch'io in questo momento mi faccio uno con tutti e sono insieme a voi a cercare questo contatto d'amore, no? Come diceva la Laura Paradiso, che poi chiaramente io gli do voce, cerco di farvele sentire, magari non sentite tutto perché chiaramente non siete metafonisti ed è comprensibile, però cioè, tante cose sono veramente molto molto chiare, cioè anche prima una signora ha riconosciuto la voce, quindi di suo zio, quindi tutti i riferimenti dei nomi, quindi questo deve essere la prova e testimonianza di tutti. Io vorrei veramente per tutti i messaggi, però è ovvio che anche se stessi qua, a parte che non ce la si fa proprio fisicamente, non è possibile proprio veramente accontentare tutti. Magari sarà la prossima volta, io me lo auguro con tutto il cuore, io non faccio nessuna preferenza, ne la fanno loro. Arrivano i messaggi e sono sempre in persone diverse, quindi tante persone vengono, in ogni diretta vengono accontentate. Speriamo che la prossima volta sia per te. Però non dire che non è stata una bella serata, perché è stata una bella serata veramente. Veramente. Adesso leggo il po'. Grazie. Anna dice: grazie Hilde, grazie a tutti. Di qua e di là, a presto, ritrovarci. Sì, grazie veramente a tutti di qua e di là. Gianfranco, ciao. Adesso vi vedo un pochettino. Grazie a tutti. Marisa, carissima. È stata una bella serata. Sì, Marisa, hai ragione. Anche Marisa è una mamma. Sai anche lei com'è. Giovanna. Grazie a te, Daniela, Alberto, qualcuno lo conosco, Roberta Cara. Io vi auguro, vi ringrazio tutti, siete stati tantissimi e sono veramente felice di aver passato questa, la Paola, guarda, Giuseppina, Salvatore, che emozione, sì, è stata una bella serata, proprio emozionante. Quindi io veramente dico grazie al mio angelo custode e a quelli che hanno fatto in modo che tutto andasse e filasse liscio. Mi sono chiesto se ho studiato tanti anni, ho studiato, sì, mi sono allenata parecchi anni, sì, per arrivare a diciamo, avere questa abbastanza, insomma, facilità non è mai molto facile, comunque diciamo che sono abbastanza rapida nell'ascoltarlo e tutto quanto, sì, ci vuole molto allenamento, questo sicuramente. Carmela dice che bisogna essere contenti per gli altri, anche se non vengono tutti, infatti è vero questa cosa, è uno scatto che poi chiaramente ci vuole del tempo, no? Perché non è una cosa immediata, no? Perché uno desidera giustamente qualcosa per sé, un messaggio. Però Anna dice: questa sera abbiamo avuto davvero i rinforzi. Sicuramente, guarda, perché tutte le mie dirette, chi mi conosce lo sa, sono sempre in 3-4 spezzoni. Questa volta è andata lunga, filata, liscia, senza un'interruzione, qualche fermo immagine, va bene, ma comunque è andata più che bene. Però avevamo un signor aiuto, perché penso che veramente chapeau. Come si può dire, è stato un grande regalo che mi è arrivato, però è a me e a tutti, perché a tutti quanti. Chiaro, io che per la stima che ho verso questa persona, è chiaro che ero molto emozionata. Veramente bello, siete tantissimi ancora, malgrado che è tantissimo tempo che siamo assieme. Io vi abbraccio tutti idealmente, vi ringrazio della pazienza e dell'amicizia, dell'affetto e della stima con cui mi seguite. Grazie infinite, buonanotte a tutti quanti. Grazie, ciao a tutti. Grazie.